2017, siamo allo stand di Foodness con Tiziano Lusetti, export manager dell'azienda nata da pochissimi anni. Ci parli un po' del vostro brand, della vostra realtà. Dunque, come dicevi, Foodness è nato da pochi anni, è nato nel gennaio del 2014, da un'idea di un gruppo di professionisti nel settore dell'Horeca che hanno voluto fondersi con un'altra azienda già esistente e creare un brand che è Foodness, dedicato alle caffetterie, ai ristoranti, all'hotel, ma ora anche alla grande distribuzione. Diciamo, il brand Foodness è specializzato nella produzione di prodotti, bevande principalmente calde e fredde, adatte a tutti i tipi di consumatori, quindi consumatori che soffrono di intolleranze alimentari, come i celiaci, intolleranti al lattosio, o semplicemente dei consumatori che per scelta decidono di leggere la lista di ingredienti di quello che consumano e quindi sono molto più attenti a quello che comprano e a quello che consumano. Qual è il prodotto su cui puntate maggiormente per questa edizione di Tutto Food? Allora, per questa edizione di Tutto Food stiamo puntando molto sulla linea per la grande distribuzione, quindi per i supermercati e per il retail in generale. Abbiamo un assortimento piuttosto vasto di prodotti, sono bevande calde che si consumano a casa ma anche al bar, in capsula, quindi capsule compatibili in espresso o compatibili con le macchine Nescafè dolce gusto, o addirittura in bustine monodose solubili in acqua bollente. Abbiamo per esempio il caffè ginseng, che ormai in Italia è molto conosciuto. Abbiamo una nuova versione che sta andando molto, siamo molto orgogliosi, che è il caffè ginseng con all'interno il tè matcha giapponese, che è un tè verde molto antiossidante, 137 volte più antiossidante di ogni altro tè verde in commercio. E quindi con questo prodotto puntate anche ai mercati esteri? Sì, noi siamo molto forti in Italia, ma ci stiamo espandendo molto anche all'estero, quindi sì, decisamente sì. Per quale mercato in particolar modo lo vedresti adatto? O se è già posizionato? All'estero? Allora, noi stiamo andando molto bene nella zona dei Caraibi, per esempio. In Europa, chiaramente l'Europa ha dei consumatori molto simili al consumatore italiano, quindi Spagna, Germania, Nord Europa, anche in particolare Est Europa. Siamo anche già presenti nel Nord Africa, Medio Oriente, e ora ci stiamo lanciando nel mercato asiatico e dell'Oceania.